Il 21 maggio 1938, Ōwaza Yukishige, nella provincia di Okayama, era un piccolo e tranquillo villaggio. Toimutsu, 22 anni, vive in questo luogo sperduto. La sua vita va male. Si è ammalato di tubercolosi. Per questo non riesce a trovare moglie. Inoltre, con il tempo si è convinto che gli altri sparlano di lui. Così ha preso a odiare tutti nel villaggio. Sua nonna dice che lui semplicemente ha un temperamento nervoso. Per questo vive nel rancore e nell'amarezza. Mutsuo ascolta con la massima attenzione, poi fa il saluto militare e va, la bocca sempre chiusa. Gli piace fare un giro a piedi. Nel piccolo villaggio ci sono soltanto 23 case. Una notte si veste con la divisa da studente. Bellissima, nero puro e un collo alto. Nella testa ha messo due torce che sembrano due occhi di luce. Sulle gambe indossa i gambali. Prima di imbracciare il fucile da caccia a 9 colpi, infila con attenzione nella faccia che avvolge la vita una katana e 2 coltelli. Sul collo ha appeso una lampadina a forma di scatolina per la bicicletta e di marca di National. Sorride da solo. L'orologio indica l'una di notte, quando taglia i fili elettrici che danno energia all'intera cittadina. Buci! Tutto il villaggio cade nel buio. Così Mutsuo comincia ad attuare il suo piano. Ultimamente questo piano è diventato sempre più chiaro e magnifico. Koros. To kill. Prima sveglia sua nonna Ine, 75 anni. Nonna. E quando lei apre gli occhi, prima di dare il tempo di urlare, Zaku sferra un corpo dell'ascia. Al collo la testa vola via. Poi, con felicità, spara 2 colpi di grazia. Pam pam! È proprio stupido. Questo Mutsuo lo sa benissimo. Pam pam! È divertente. Ecco, qualcuno si è svegliato con questo rumore. Far male gravemente al suo vicino Tamba Ito, 74 anni. Ammazzare sua figlia Tsuru, 21 anni, con la spada e il fucile da caccia. Poi ok, vado a svegliare anche gli altri. Uccide con la katana tutta la famiglia di Terai Masakazu e Terai Yoshiji. 7 persone. Un ottimo lavoro. Sorrideva in mezzo agli schizzi di sangue mentre uccideva. Pensava che non esiste qualcosa di tanto divertente al mondo. Si è dato da fare e in meno di 2 ore ha ucciso 29 persone.
Nessuno avrebbe poi detto non riusciva ad andare al fronte a causa della tubercolosi. Mutsuo si sentiva un vero guerriero per natura e sperava che la gente si sarebbe ricordata di lui come di un grande personaggio. Qualcuno come Abesada, una donna che negli anni 30 ha ucciso il suo amante e gli ha tagliato il membro e per tenerlo nascosto nel kimono. Qualcuno di unico. La polizia lo ha cercato dappertutto, ma Mutsuo si è rifugiato in montagna e là si è suicidato. Che sorpresa! Ragazzo ha 14 anni, ha cominciato a uccidere quando aveva 10 anni. Prima le lumache, poi le lane, alla fine i gatti. Quando uccidevo un gatto, prima lo colpivo con una pietra, poi infilavo il coltello in bocca, infilzavo la mascella superiore e tagliavo fino al cranio. Spaccavo in due la testa, così. Racconta ragazzo A. Poi strappavo la pancia ed estraevo le viscere. Dopo che avevo osservato bene, lo buttavo nell'argine davanti a casa. Il giovane A è precoce. Mentre faceva la dissezione, sentiva crescere un'erezione. Poi dopo un po' si è accorto che eiaculava. Man mano che uccideva gli animali, la voglia è cresciuta. Ora doveva uccidere un uomo. Il 16 marzo 1997, Kobe. Ragazzo A è cresciuto un pochino. Ha sare due bambine. Yamashita Ayaka, 8 anni, e Horikawa Hitomi, 9 anni. Le ha aggredite una dopo l'altra. A Hitomi ha sferrato una coltellata in pancia. Un solo colpo, ma lei è sopravvissuta. Ma Ayaka è morta con un colpo di martello da 1,5 kg. Koros. To kill. Dopo qualche tempo, precisamente il 24 maggio 1997, ragazzo A invita Hasejun, un bambino che conosceva fin da piccolo, amico di suo fratello minore, ad andare in montagna, al bacino di rifornimento, per vedere le tartarughe.
Il bambino non farà più ritorno. Lo troveranno strangolato con i lacci delle sue stesse scarpe. Ma il gioco non finisce lì. Ragazzo A decise di tagliare la testa di Jun e di metterla sul cancello della sua scuola. Per divertirsi, lancia una sfida alla polizia. Su un foglio che il ragazzo ha inserito nella bocca di Jun, scrive: ecco, cominciamo il gioco, idioti. Forza, poliziotti, provate a fermarmi. Mi sto divertendo a uccidere, sapete? Voglio vedere la morte di molti uomini. Do la giusta punizione a queste verdure luride. Devo vendicarmi per tutti questi anni. Il mio odio è infinito. Ragazzo A è cresciuto in una famiglia normale, con i genitori e due fratelli più piccoli. L'educazione di sua madre era piuttosto severa e ogni giorno, quando litigava con i fratelli minori, la colpa ricadeva sempre su di lui. Sua madre lo sgridava sempre, a volte lo picchiava. Perché? Lui era il primogenito e il primogenito deve essere più generoso degli altri. Così, man mano, lui si è costruito una doppia personalità per nascondere cosa covava dentro di sé. Il tempo è passato. Ragazzo A è uscito dalla casa di correzione, che era già maggiorenne. Oggi, a 30 anni, ha cambiato nome e lavora, come tutti, ma non sappiamo dove sia. Che sorpresa! Il 1° giugno del 2004, nella provincia di Nagasaki, c'era una piccola scuola elementare che è una sola classe per anno. Quel giorno, a scuola, la prima persona che vede qualcosa di strano è il maestro della quinta classe, Kubota-san. È l'ora di pranzo, cioè mezzogiorno e 35 minuti. Kubota-san si accorse della mancanza di due allieve. Dove saranno finite? All'improvviso ne vede arrivare una, è pallida. Indossa una t-shirt di Hello Kitty, sporca di sangue. «Cosa è successo, Hiroko?» chiede. La bambina lo fissa per un attimo
e si mette a urlare. Non sono io, non è il mio sangue questo. Nella classe scoppia il panico. Il maestro sa di Satomi che manca ancora. Così corre nella sala di studio e la trova riversa, a terra, in una pozza di sangue. Chorus to kill. Aveva una ferita molto grande e profonda nel polso della mano. Sì, era la mano sinistra, dal dorso della mano al punto delle dita. La ferita si apriva a forma di ventaglio e si vedevano le ossa. Ho subito pensato che il sangue usciva da lì. Per far fermare il sangue, ho preso il polso, lo tenevo alto, poi ho urlato: «Chiamate l'ambulanza, presto!» Questo racconta il maestro Kubota-san. Ma poi, vedendo che il sangue non cessava di uscire, ho guardato meglio. Aveva una seconda ferita, molto profonda, al collo. Ecco perché la testa era piena di sangue, la pelle era piegata nel taglio, ma lei respirava ancora, anche se a fatica. Ah, ah, faceva. Satomi è morta. Hiroko sta bene. Ha compiuto 12 anni e nell'istituto del rieducazione. Le hanno chiesto il perché del suo gesto. Lei, calma, ha risposto che le dava fastidio che Satomi le dicesse che era sopravvezo. E nel suo blog aveva pure scritto che Hiroko faceva finta di essere brava. Non si scrivono cose del genere. Adesso è calma. Vorrebbe solo vedere il suo film preferito, Battle Royale. Ma non glielo permettono. Forse un giorno uscirà e potrà rivederlo. Chissà se le piacerà ancora come adesso. Che sorpresa! Grazie, arigato gozaimashita.